ormai un anno e mezzo che la questione delle backrooms è diventata viralissima. Ovunque si possono vedere video su video, prodotti derivativi su prodotti derivativi. E la conclusione alla quale finalmente tutto il mondo è arrivato è che le backrooms non esistono effettivamente. Però questa foto è stata scattata in un posto vero. È la foto dalla quale è partito tutto quanto quello che è il colossale ammontare di storie sulle backrooms. Una cosa che però internet si è chiesta tantissimo in tutto questo tempo è la provenienza di questa foto in particolare. Questo perché internet è letteralmente pieno zeppo di prodotti come analog horror, filmati fatti da vari youtuber, roba di questo tipo, però effettivamente nessuno, fino a questo momento, è riuscito a risalire all'effettiva identità di chi ha scattato questa foto, dove, quando e perché. Oggi quindi voglio portarvi con me all'interno di tutta quella spirale di cose strane che bisogna affrontare per andare a capire effettivamente qual è la prima traccia che questa fotografia ha rilasciato nel corso del tempo. Iniziamo quindi dal fatto che effettivamente se oggi cercaste questa immagine su Google o comunque cercaste backrooms come termine, sareste inondati letteralmente per sempre da materiale su materiale su materiale e non si capirebbe letteralmente nulla, perché questa cosa è andata virale e ormai è andata così. Una delle prime cose che vi trovereste davanti probabilmente sarebbero questi filmati. Si chiamano analog horror e sono tutti quanti a tema backrooms ultimamente. La cosa più assurda è che sono stati fatti da questo ragazzo che ha più o meno 16-17 anni al momento ed è veramente, veramente bravo. Tuttavia questi qui, per quanto tantissime persone magari non così avvezze all'utilizzo di internet, insomma penso che siano effettivamente dei filmati di gente che è caduta nelle backrooms, no. Sono dei prodotti, possiamo definirli anche di fantascienza, delle creepypasta, ma questo perché? Perché secondo quella che è la storia ufficiale, per finire nelle backrooms bisogna no clippare, bisogna fare un no clip. Non so come tradurlo da inglese italiano, ragazzi, comunque sia bisogna sfruttare una sorta di glitch che la nostra realtà avrebbe cadendo dal nostro piano e arrivando a quelli delle backrooms. Perché adesso abbiamo bisogno di capire come mai una foto del genere, così tranquilla e se vogliamo anche spoglia, possa fare paura. È semplicemente il fenomeno degli spazi liminali, dei liminal places o come vogliamo chiamarli, dei posti ritratti in fotografie che ci sembrano molto familiari, però basta semplicemente svuotarli, basta renderli un po' più disabitati che subito ci viene addosso una strana sensazione di nostalgia per un posto che non abbiamo mai neanche visto dal vivo. In sostanza si tratta di qualcosa di verosimile, ma che ha sempre quel particolare che non va. Volendo però arrivare effettivamente a qualcosa di materiale, dobbiamo arrivare al 14 maggio del 2019. Questo post recitava così: se non stai attento ed esci dalla realtà delle aree sbagliate, finirai nelle backrooms, dove non c'è altro che la puzza di un vecchio tappeto umido, la follia di un giallo monotono, il ripetuto suono di un ronzio delle luci fluorescenti e circa 600 milioni di miglia quadrate di corridoi e stanze vuote in cui essere intrappolati. Che Dio ti salvi se senti qualcosa muoversi nelle vicinanze, perché lui ti avrà sicuramente sentito. Questo è il post che tutta internet, fino a pochissimo tempo fa, ha reputato essere l'inizio delle backrooms, l'inizio della storia, ma in realtà non è così. A parte che questo post è rispuntato il 14 maggio del 2019, ma è precedente più o meno al 2018. Questo perché? Perché questa foto non è stata assolutamente né scattata né postata per la prima volta dalla persona che ha creato questo thread. Anzi, ci basta spostarci due giorni prima di questo post, perché è stata postata in un altro thread di posti che ti fanno sentire spento. Questa foto però, cercando, è arrivata dritta dritta dal 21 aprile del 2018 in un altro thread di 4chan. Il guaio qui è che Google ha modificato un po' le impostazioni che possiamo andare a toccare su Google Immagini, quindi ad oggi, a meno che io non mi stia sbagliando, non si può più impostare un anno nel quale andare a cercare tot foto. Quindi in questo momento cercare la parola backrooms su Google ti getta letteralmente in una bolgia infernale dalla quale non uscirai mai più. Però quella foto ha comunque dei particolari che noi possiamo andare a toccare, andare a mettere su altri siti, altre cose, per cercare un attimo di dare almeno una datazione a quella che è questa fotografia, o magari un dove, un quando. La carta da parati, secondo vari siti web di carta da parati, arriva con molta probabilità dal Nord America. Ma non finisce qui, perché abbiamo un ipotetico dove. Non sappiamo effettivamente se sia così, perché sia io che tu potremmo vedere questa carta da parati, comprarne una simile o identica, e non saremo in Nord America. Però possiamo sfruttare un'altra cosa a nostro
questo vantaggio, ovvero il fatto che ogni singola immagine, esattamente come ogni singolo elemento su internet, abbia dei metadati, quindi abbia tutta quella serie di informazioni che rendono quell'immagine diversa da qualsiasi altra, anche magari da una copia. Analizzando quelli che sono i dati delle varie foto disponibili online, infatti, la foto sembrerebbe essere stata scattata molto prima del 2010, addirittura forse negli anni 2000. La risoluzione è di 640x480 pixel. Ma qui c'è da dire una cosa, ci troviamo davanti a un qualcosa, prima di tutto, di fresco. Quindi è molto probabile che le informazioni che voglio cercare o che comunque tutti stanno cercando arriveranno tra un po'. Quindi questo è quello che abbiamo per adesso. Nulla ci vieta tra un po' di rifare un altro video in cui diamo degli aggiornamenti e in cui si sa qualcosa. Ma quello che rende sempre molto, molto difficile andare a vedere è la paternità di certe immagini, di certi contenuti su internet, e il fatto che tutti quanti vorrebbero vederseli attribuiti. Quindi in questo momento internet è letteralmente saturo di gente che va in giro a scattare dei facsimili di questa foto. Siano fatte in CGI, siano fatte dal vivo con dei set proprio fatti apposta, ma niente, non si riesce veramente a capire nulla. La più lontana informazione arriva dagli anni 2000, ma essendo diventata virale ormai è introvabile. Quello che possiamo dire di questa immagine, anche se al momento le informazioni sono molto poche, e che penso che nessuno si aspettasse che un muro e quattro pareti facessero parlare di se stesse così tanto a livello mondiale. Questo perché intorno alle backrooms è stata creata una vera e propria lore, è stato creato un universo nel quale ci sono dei mostri, nel quale ci sono degli strumenti, delle armi che puoi usare, e sinceramente, dopo tutti quanti i videogiochi che sono stati fatti, non mi sorprenderei nel vedere un gioco da tavolo, e sarebbe anche abbastanza figo. Tuttavia la nostra indagine questa volta ci porta qui, agli anni 2000, in un punto imprecisato e con effettivi pochi metadati. Ovviamente, visto che io voglio saperne di più, come probabilmente anche voi, vi metto a disposizione il mio subreddit o magari il mio gruppo Telegram per mettervi tutti quanti, se volete, a cercare informazioni in giro e ad accatastarle, perché chi lo sa, potrebbe essere anche la nostra community, ragazzi, a svelare questo mistero, però ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di roba. Per il resto questo è quanto, vi ringrazio per aver visto anche questo video oggi, mi auguro di essere riuscito a riprendere TikTok, ragazzi, perché in questo periodo, per un progetto molto segreto e molto grosso che sto mettendo su, ho dovuto accantonare un po' di cose, ma YouTube non verrà mai accantonato. Sta di fatto che in qualche video fa avevo detto sì ragazzi riprenderemo TikTok oggi così colà, però niente, spero di averlo fatto oggi, altrimenti niente, andrò a fustigarmi. Per il resto grazie a tutti, se questo video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like, di iscrivervi nel caso foste nuovi, di ritorno, o comunque non voleste perdervi i prossimi video, e per il resto io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima.